Antonella Clerici shock dopo anni. Tradita dal mio ex, saputo da signorini. Antonella Clerici fa una rivelazione scioccante. Pubblicate le foto di Eddie con un'altra. Spontanea, solare, competente e professionale, ma allo stesso tempo una donna semplice che ai tanti telespettatori che la seguono ricorda una vecchia amica. Queste sono caratteristiche di Antonella Clerici. E la conduttrice di È sempre Mezzogiorno e The Voice ha concesso una lunga intervista a Key Magazine, dove oltre alla sua carriera si è sbilanciata sulla sua vita privata. Sull'amore per Vittorio Garrone e sulla sua ritrosia al matrimonio, anche se in passato è già stata sposata ed a tal proposito ha fatto una confessione scioccante su come ha scoperto di essere stata tradita. Ricordo quando, sulla copertina di Key, pubblicaste le foto di Eddie con un'altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l'Italia scoprì che ero cornuta. Aggiungendo che comunque tutto fa parte delle regole del gioco. La conduttrice smentisce il matrimonio con Vittorio Garrone. Non potrei nasconderlo. Durante l'intervista alla conduttrice è stato chiesto se, magari, non avesse coronato il suo amore con l'imprenditore in gran segreto con un matrimonio intimo e per pochi passato sotto silenzio. Ovviamente Antonella Clerici ha allontanato tale possibilità rivelando: con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata. Io ho fatto un patto con il pubblico. Sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo. La Clerici in passato si è sposata ben due volte, ma entrambe queste relazioni sono finite subito, la prima con il giocatore di basket Giuseppe Motta e la seconda con il produttore discografico Sergio Cossa. Archiviati questi matrimoni, ha avuto una lunga relazione sentimentale con Eddie Martens, e da questo amore è nata la figlia Mael. La relazione è finita in modo burrascoso a causa dei tradimenti dell'uomo, ma negli anni successivi i due, per il bene della figlia, hanno ricucito i rapporti. Antonella Clerici, vicina di casa di Silvia Toffanin. Le voglio bene. La conduttrice di È sempre Mezzogiorno, dove oggi ha fatto un lieto annuncio, e The Voice Senior ha concluso l'intervista rivelando che è vicina di casa della conduttrice di Verissimo e sul loro rapporto ha confessato: Silvia mi piace molto, le voglio bene, potrebbe essere mia figlia. La trovo una ragazza intelligente, è un'altra vicina di casa molto preziosa.